Ciao a tutti. Questo è il dilemma. Valvole o transistor? Praticamente ogni giorno qualcheduno mi chiede la differenza tra i due. Io oggi provo a spiegarla, però è una cosa abbastanza difficile e lo capirete anche il perché, ma io avrei bisogno del vostro aiuto, nel senso che anche voi avrete avuto questa esperienza, soprattutto quelli più esperti, quelli diciamo che ci sono anche dentro questo mondo da tanto tempo. Aiutatemi, quindi scrivete anche voi le vostre opinioni, i vostri commenti, così magari riusciamo a fare un po' di chiarezza. Allora, eccoci qua. Qui davanti a me ho un classico valvolare push-pull con le KT88, che diciamo, per quanto mi riguarda, è è il valvolare che si sente di più che valvolare, perché sono valvole molto rotonde, col suono molto pieno, no? E che diciamo avvolgono molto, ok? Quindi anche per fare la prova dopo di ascolto ci dà una mano. Oggi il confronto comunque è tra un Prima Luna con le KT88 e un Audio Analog Puccini, no, Anniversary. Naturalmente due costi completamente diversi, perché uno costava attorno ai 1500 euro, 1800 mi pare, e l'altro quasi 4000, 3900. Ma non è questo il discorso che voglio farvi, è proprio spiegare la differenza. Allora, cominciamo con il discorso grado di pilotaggio. Come ho detto tantissime altre volte, un valvolare ha molta più corrente rispetto a un transistor, cioè un 50 watt valvolare ha come corrente quasi il doppio rispetto a un transistor, no? Come grado di pilotaggio, come grado di da far funzionare i diffusori, no? Quindi questa corrente che ci serve, non sto parlando ai massimi livelli, perché quello non discuto, che i 100 watt di un transistor sono 100 e i 50 di un valvolare sono 50, ma anche a bassissimo volume, no? Come quando dico che gli ampli importanti con molti watt non servono per fare la discoteca, ma servono per suonare bene a basso volume, stesso discorso vale nel valvolare ancora di più. Come dicevo, la differenza è tanta. Quindi se noi ascoltiamo a questo tipo di volume, vi faccio un esempio, no? Ecco, a questo volume che è proprio di sottofondo, un valvolare avrà di solito un po' più di... darà più la sensazione del pieno, dell'avvolgente rispetto a un transistor. Proprio per questo modo di suonare, soprattutto quando il valvolare ha le valvole in configurazione push-pull come questo, no? Perché questo accade? Perché il bello e il brutto del valvolare è questa valvola che diciamo butta fuori anche della distorsione controllata, e anche il modo di funzionamento, una valvola che tira, una valvola che spinge, no? Fa sì che il suono venga un po' perso, cioè nel senso il basso venga un po' lasciato andare, no? E questo fa questo effetto avvolgente che è diverso da un transistor, ok? Poi naturalmente ci sono transistor che suonano caldi, anche più dei valvolari, però questo effetto è percepibile soprattutto se uno si concentra sul diffusore. Infatti, se noi con le orecchie cerchiamo di focalizzare il diffusore, suonando con un valvolare non lo percepiamo in profondità, ok? Sappiamo che c'è, ma il suono, se chiudiamo gli occhi, può venire da mezzo metro più avanti a mezzo metro più indietro. Invece con il transistor lo percepiamo, gli possiamo dare una ben definita posizione, ok? Questo è un po' il bello e la magia del valvolare, ma allo stesso tempo ha anche un difetto, che è quello del colpo di basso. Proprio per questo effetto che noi non vediamo il diffusore e il suono non ci arriva così, ma ci arriva così, ok?
Quando vogliamo sentire, per esempio, un concerto rock, un bel colpo di basso, una bella botta nella pancia, col valvolare non la sentiamo. Anche se gli diamo 200 watt di valvole, 300 watt, non c'entra, non ti arriva così diretto, ok? Non ti fa, diciamo, alzare dalla sedia. Lo senti che c'è il basso, però non come un transistor. Questa è un po' la differenza. Un'altra grossa differenza è che il transistor è molto più direzionale, ok? Mi spiego meglio. Il suono arriva così, quindi se noi facciamo la nostra posizione d'ascolto al centro e poi ci muoviamo nella stanza, lo percepiamo che siamo fuori fuoco, ok? Con la valvola molto meno, proprio per questo effetto che fa suonare la cassa, il diffusore, così, ok? Queste sono le grosse differenze tra la valvola e il transistor. Poi ci sono differenze di suono tra valvola e valvola, ma qui avevo fatto un articolo che sotto ho messo il link e vi andrete a leggere, no? Perché cambia abbastanza. Un'altra cosa che è da sfatare è il discorso che le valvole vanno scaldate e i transistor no, non è vero, anzi. La valvola dopo 5 minuti è già all'80-90% di quello che può dare, dopo un'ora, mezz'ora è al 100%. I transistor, soprattutto quelli grossi, tipo questi finaloni qua immensi, dopo 5 minuti si è al 50% e dopo un'ora si è al 100%, cioè ci mettono molto tempo a entrare in temperatura e a suonare bene, non c'è niente da fare. Ora andiamo a fare la nostra solita prova d'ascolto e il nostro confronto tra un valvolare e un coso. Vediamo se a casa riuscite a capirci qualcosa. Oggi ho usato dei diffusori facili, l'Eclipse R620F, perché mi andava così. Ecco. Proviamo. Ok, partiamo col valvolare. Oh, oh, I'm one of those who makes it feel wrong. Oh, oh, who's that stuttering but a fault? Oh, oh, I'm one of those who points the rules. Oh, I'm one of those who makes you Ok, adesso andiamo a provare il transistor. Ok, proviamo. Oh,
Non so se a caso avete percepito la differenza. Dal vero è piuttosto barcata, no? Cioè proprio vedete, si vede il diffusore davanti col transistor e molto meno con la valvola. Se mi chiedete a te Davide cosa ti piace di più, dipende, ecco, a volte le valvole, a volte il transistor, però piacendomi molto il rock, un po' di più il transistor, insomma. Ecco, in ogni caso qui sotto trovate il link dell'articolo che avevo fatto sulla differenza tra le varie valvole, ok? Quindi magari capite qualcosa di più ancora. Come sempre, se avete qualche bisogno di qualche cosa che sia riguardante l'hi-fi, www.audiocostruzioni.com.